prima si facevano i reati perché c'era la povertà, non si potevamo permettere determinate cose. Verissimo. Per farsi un giubbetto, i famosi Moncler, le Clark, noi dovevamo delinquere. C'era la povertà. Perché c'avevamo i soldi. Poi c'era la povertà vera. Mentre adesso i reati si fanno per questa merda di droga. Sì, sì. Ma solo poi, per la merda di droga. Però ci stai dentro, certo. Beh, poi manca i pochi, l'avevo visto tu sordi e tutto quanto, ma poi. Certo. Ste fiction, e mi riferisco pure a chi le fa, sono state la rovina di tutta sti ragazzi che hanno 15-16 anni. Il fatto di dimostrare che sta gente con la malavita andava avanti è tutto falso, non ti porta a niente. Quindi qua come funziona? Cioè, chi non se lo può permettere non paga. Esatto. Te parlo degli anni 70-80, ci sono stati criminali veri che guardi davvero su qua criminali da là. Ce l'ho fatta perché ce l'ho fatta? Perché sono stato impisciato più della Germania, quella dell'est però. Eppure adesso sto qua, sono 10 anni che non faccio più reati, anzi quasi 12 anni che non faccio più reati. Sta per strada a vendere fumo, quello che sta per strada a fare un bambino palestra. Ma non può far pugile perché è sacrificio, cioè. Se tu non ammazzi il carcere ti ammazza. Io non ero un tipo che mi piava Oxana se mi mettevo a dormire. Ma io parlo adesso, sembra che tutti fanno bullismo e tutti è. Cioè sta pure che ti svegli, se gli rispondi, vedrà che interrompe più i coglioni e poi diventano pure amici. Oh, sacrificio che ho fatto, io mi sono uscito da tutto e quando dico tutto è tutto. È tutto, no, no, chiaro, chiaro. Amici di Scuola di Botte, oggi siamo qui a Prima Valle, uno dei quartieri più richiesti in assoluto, centinaia di richieste via Prima Valle, fate vedere a Prima Valle, e siamo venuti qua perché è un quartiere secondo me fighissimo, abbiamo trovato tantissimi amici, tantissime persone che ci accompagneranno a fare un giro per Prima Valle, perciò se vi interessa Prima Valle rimanete, se no venite qua al bar Il Barone, gli chiedete un maritozzo con la panna e ve lo schiaffate tra le chiappe. Quando sono in giro per i quartieri, quando non posso mangiare, quando veramente sta in difficoltà, raga, Food Spring mi aiuta sempre. Una bella barretta proteica, buona, saporita e nutriente, con ingredienti naturali, è sempre una soluzione. Sta nel taschino e stai a posto. Una bevanda, in questo caso un protein shake, questa alla vaniglia e questa al cioccolato, hai una bevanda buona, ricca di proteine, che ti tiene su a livello energetico, ma che ti nutre correttamente. E quando vuoi stare tranquillo, uno spark Clean Vinegar, una bevanda frizzante, piacevole, senza zuccheri. E sempre in tema di prodotto che ti puoi portare dietro, che è nutriente, che è piacevole e che puoi usare anche come merenda, quando sei fuori casa, quando stai lavorando, quando vai in giro per i vari quartieri, ragazzi, c'hai un assortimento completo. Il biscottone proteico, la barretta paleo, la barretta energetica e la barretta vegan, ovviamente se siete vegani. Food Spring, sponsor di Scuola di Botte, ricordatevi, link in descrizione più il codice per avere il massimo degli sconti. Partiamo proprio dalla piazza centrale di Prima Valle. Questa è la via centrale di Prima Valle, che unisce le due piazze. Importantissima è anche quell'altra piazza, perché là si sviluppava tutta la vecchia malavita di una volta, diciamo. Infatti, scusa, la classica domanda è questa. Ovviamente io sono romano, so che Prima Valle, no, c'ha la nomina dei quartieri, insomma, criminali, pericolosi. Com'è adesso Prima Valle? Com'è vita? Ora come ora Prima Valle è rimasta un po' come era una volta. A livello del quartiere è molto tranquillo, non abbiamo una grande affluenza tra virgolette destra comunitari, perché bene o male sono tutte case popolari prese dagli italiani, ci stanno anche gli extracomunitari, qualcosa ci sta sempre, però diciamo che è un quartiere abbastanza tranquillo. È vero, Prima Valle c'ha la nomina di quello che era stato e l'abbiamo sempre fatto. Che differenza c'è fra Prima Valle dei 20 anni fa, bravo, e 30 prima, anni fa. Prima Valle anni fa e quella di adesso. Prima Valle dei 30 anni fa era un quartiere di criminali. Era un quartiere c'era più rispetto. Rapine, furti, spaccio, cioè si percepiva c'era, di più. C'era tutta sta cosa qua.
Io ti faccio vedere un punto ora dove, per esempio, ti faccio un esempio, quando erano i tempi di piombo se sta a parlare di una roba, certo, che erano l'anni 90, anni 90, 86, e, 88, e qua se davamo l'appuntamento panna rubà alle 9 di mattina, c'erano le moto e si partiva che batterie e se faceva quello che si doveva fare, i reati si andavano a fare fuori. Qui non rubava nessuno, prima, qua non si rubava, qua non esisteva, qui proprio esisteva, rispetto si andava a rubare dove c'erano i soldi, perché pure... tanto qua non c'era, e poi c'era rispetto. Il problema è che purtroppo a Prima Valle, come dicono tutti, è la nomea che c'è stata da tutte le parti, è che è una zona criminale, però è tutta brava gente, però ti trovi a fianco quello che magari te manco lo conosci, è un criminale, capito? Mentre le altre zone hanno sta cosa un po' ghettizzata. Prima Valle non è un Torbella Monaca, per esempio, c'ha visto i palazzi, che te, Prima Valle è da tutte le parti. Non c'ha, come ti posso dire, non c'ha padroni. Certo, certo. Però sono tutti, si rispettano tutti. Ma perché è un quartiere di tipo è un quartiere tipo Il Trullo. Bravo, cioè, non è che è nato 30 anni fa. Qui ecco, qui, su sta piazza qua, va. Su sta piazza qui ci hanno girato un film nel 52, Europa 51 per dire, dei Rossellini. Cioè, capito? C'era un capolino dell'auto, cioè è cambiato qui di dietro, c'erano i casetti e parliamo del fatte nel 35, nel 38. Grazie. Cioè, capito? Che poi hanno rifatto questi qui, ha fatte Mussolini queste case. E queste qua nel 38, di dietro c'erano ancora prima, che mo ci hanno fatto un parco. C'erano i casetti dove hanno fatto due blocchi di case nuove, che mo te ci portiamo dei famo vedete, capito come? Quindi è maturato su quel lato, la criminalità che voleva di lui, che te l'ha detta bene, era che una volta magari c'era pure più criminalità, però ne faceva, capito, la gente lasciava la porta aperta di casa, adesso non te lo può più permettere, è cambiato un po' proprio. Beh, però diciamo che a Prima Valle ancora si sta bene. No, adesso negli ultimi 15 anni si sta io bene. Ti dico una però cosa. È passato un periodo dal 90 al 2000, dopo il 90, quel boom che diceva lui. Lì eravamo un po' come? Quel boom là nel 2000 così, che chiunque veniva, adesso 2 settimane per strada, te senti di strada, capito? Purtroppo che trovi. Quello è un problema, purtroppo le fiction, tutte cose adesso poi, le droghe hanno devastato i quartieri, l'hanno devastati, l'hanno decimati. A me sono morti tutti, amici. Se io ti racconto i croci che ho dentro al cuore, tra virgolette, come si dice. Senti, ma tu quanti, colgo la cosa per chiedere, tu c'hai precedenti? Sì, abbastanza. E sei stato carcerato? Abbastanza. Quanto tempo ti sei fatto? Cioè... 10. Diciamo, non ne vado. Allora, ti spiego una cosa. L'andare fiera di una cosa che a me non ci vado fiero, purtroppo è un percorso di vita. Quella è la vecchia palestra di Prima Valle, la vecchia palestra di Prima Valle, che le Madri Coraggio di Prima Valle, di cui Franco Califano fece anche una canzone, negli anni 90 presero tutti i figli e li chiusero là dentro. Per le valli d'Ani, quella là, questo che ha anni 90, detto. Anni 90. Sì, sì. Tutte le Madri Coraggio che si misero contro il sistema dello Ani, dello Stato, chiusero i figli dentro là, dentro quella palestra, e si chiusero là e furono aiutate, tra virgolette, dalle istituzioni. Poi venne Muccioli e prese tutti e li portò. Qualcuno si è salvato, qualcuno è morto, qualcuno va a raccontare. Se andiamo a vedere, raga, io vi dico una cosa, non ne vado fiero di quello che ho fatto della mia vita, non ne vado fiero. Circa 10 anni. Sì, bravo. Non ne vado fiero, anzi, mi ha detto bene, se andiamo a se vado a vedere sono stato molto fortunato. Il discorso è questo, non ne vado fiero di quello che ho fatto, perché fondamentalmente, però è stata la mia vita. Però vi posso dire una cosa, ho fatto tre di tutto in questo quartiere, per Roma. Io dovunque vado a testa alta, a qualsiasi quartiere, perché conosco il mondo. Quanti anni c'hai? Capito? Io ho 51 anni, conosco il mondo e soprattutto conosco tutte le brave persone di tutta Roma, come si dice, no? Vi dico che io, ringraziando Dio, posso dire che ce l'ho fatta, tra virgolette. Adesso c'ho un bar, sono, diciamo, la bellezza, il barone a Prima Valle. Ce l'ho fatta perché
te lo torno a ripetere, sono stato impisciato più della Germania, quella dell'est però. Eppure adesso sto qua, sono 10 anni che non faccio più reati, anzi quasi 12 anni che non faccio più reati, sono 12 anni che non faccio più uso di niente, neanche le canne, non mi piace bere, ringraziando Dio. Poi la palestra molto mi ha aiutato, perché a me mi piaceva molto l'MMA, con Angelo Cosperafico che mi allenava, sono riuscito anche a lavorare, perché Angelo è una persona che mi ha dato una mano nel momento che sono uscito e mi ha detto: vieni a lavorare con me, non ti metti in mezzo alla strada. Quindi devi anche averci la fortuna di incontrare la fortuna, le persone sempre, giuste, certo. La percentuale, però ti posso dire che il sacrificio che ho fatto, io mi sono uscito da tutto, e quando dico tutto è tutto, è tutto. No, no, chiaro, chiaro. Ma voi due vi conoscevate? No, intanto no, no, innanzitutto no. Lui è uno streamer famoso, nonché youtuber famoso. Sto prima valle, è di prima valle. Potevo andare ovunque, sto prima valle perché è casa mia. Noi non siamo famosi, però pure noi. Come siamo, no? Pure noi siamo. Dai, ma avete pure intervistato una volta, bravo, ti ricordi? Bravo. Oh, Cicalo, ci dici qualcosa contro il bullismo? Posso non essere d'accordo col tipo di trasmissione, posso non essere d'accordo con niente, però oggi sto qua perché oggi è stato a fare una cosa importante. Perché il suo quartiere è un quartiere popolare, ma è un quartiere che alla fine è stato anche motivo di riscatto per tante persone, per tanti ragazzi. Questa è la cosa principale da sottolineare, quello che è stato a fare in tutte le borgate. Qui si parla di sociale, si parla di riscatto, si parla di ragazzi che veramente ci potevano avere una vita brutta, potevano continuare in quello che facevano, invece tramite poi lo sport, tramite tante cose che poi andremo a vedere più avanti, sicuramente hanno dato un senso a tutto quello che riguarda la loro vita. Io ti dico che qua una volta era differente, perché quando tu camminavi per sta via, io ti dico Borromeo, qua c'erano tutte comitive, cosa che non si vedono più. Cicalo, o sei meglio di me, ormai è cambiata la società. Prima qua se camminavi trovavi 40 comitive lungo sta via, che a De Prima Valle si ricorda, c'era la comitiva di quella, la comitiva di quell'altra, te camminavi e te fermavi ogni comitiva perché conoscevi ogni pezzo, ogni persona. Quindi ora che arrivavi all'altra piazza ci avevi messo una giornata perché te fermavi a chiacchierare con uno. Adesso non esiste più sta cosa, adesso esiste solo la PlayStation, purtroppo. E lui è un degno rappresentante, cioè, lavorando sui social. Lui che fa, lui con i ragazzini sta tutto il giorno, che questi lo seguono a notte. Dio, no, ho finito ieri alle 5. Cioè lui ha fatto tutta la notte in diretta sui social, è cambiato il mondo, cioè non si sta più giù in comitiva, ma la comitiva è virtuale, capito? E quello è il problema, è che credo che tra virgolette, perché sono persi i contatti sociali tra i ragazzi, che è una cosa basilare. Oggi si lamentano tutti, vista sta pandemia, che vogliono tornare a scuola, i ragazzi vogliono tornare a scuola per essere sociali, no? È il virtual, si è capito, che poi alla fine non ti porta a niente. Che facevi là tutto il giorno? Come la vita nel carcere, svegli, che la vita fai? Nel carcere era, diciamo tra virgolette, io dicevo sempre: se io non ammazzo il carcere mi ammazza. Allora io mi sono fatto 6 mesi, sono stato giudiziario da solo, alta sorveglianza. Praticamente io camminavo, facevamo i cubicoli a Verona, camminavo io e Cutolo. C'era dall'altra parte Cutolo, ogni tanto mi salutava perché mi alzava il braccio e salutava, o magari stavo con gente molto molto grande che veniva da cose molto grandi. Però ecco, ammazzavo facendo, giocando a pallone, studiando, ho preso il terzo, ho fatto il terzo ragioneria, biblioteca, tutto quello che c'è da fare. Se tu non ammazzi il carcere ti ammazza. Io non ero un tipo che mi piava Oxana se mi mettevo a dormire, diciamo la galera dormiente. Io la galera me la so vissuta tutta, perché purtroppo la dovevo ammazzare. Però questo era, cioè, nel senso, dipende molto da come si vede. La galera ha delle persone, escono, che cambiano in senso positivo, altre invece le fa peggiorare. Le fa peggiorare, bravo. Ma infatti nelle palestre non ci stanno i coatti, perché dentro le palestre e i coatti è quello che non capiscono i media. Basta che uno litiga. Io mi sono allenato, io da qui partivo, andavo a Laurentino 38 a allenarmi. Da Pancione. Io a Laurentino 38, mi avesse matta a Laurentino 38. Io non ho mai avuto un problema. Laurentino sta per strada a venire il fumo, quello che sta per strada fa
non va in palestra. Ma non può far pugile, perché è sacrificio, cioè se devi venire fumo non puoi far sacrificio del pugile, c'è poca fa, c'hai orari diversi, c'hai idee diverse, vuoi i soldi e te li vuoi spendere, capito? È tutta un'altra vita. Questa è l'Umberto Cerboni, questa è la scuola famosa scuola di Prima Valle, questa è un'istituzione, sono cresciuti tutti. Non viste le storie? Questa è la fabbrica di delinquenti, che la chiamiamo, cioè tutte le battute del tipo, molte spiega la procedura, quella che diceva Alberto Sordi, i soldi di caccia e teni i becchi, veniva tutto da qua, capito? Se hai studiato a Umberto Cerboni sei già avanti nella vita, perché qua da ragazzini il bullismo non esiste, cioè quello che adesso dicono bullismo, qui te dovevi imboccare le maniche e cominciavi a far pigne da ragazzini, te svegliavi, i ragazzini erano più svegli, il bullismo a chiacchiere, capito? A scuola apri da ragazzino, ma che te ci accompagnava? Tu madre o tu padre? No. Navi con ragazzino sotto casa, facevi 100 metri, noi abitavamo qui di dietro, questa la scuola ci andavamo noi. La maestra... Navi, adesso invece... certi errori io mettono già i genitori, poi c'era, comunque, c'era rispetto, lascia perdere i casi eccezionali, no, capito, e poi ci sta quelli che, per carità, ma io parlo, ma adesso sembra che tutti fanno bullismo e tutti è, cioè sta pure che te svegli, sei rispondi, vedrai che interrompe più i coglioni e poi diventano pure amici, o se ci fai a pigna diventa il meglio amico tuo, bravo, è successo con tutti, è cambiato, ma soprattutto vedi, c'era il bullismo, però se la maestra qua usciva fuori e piava una madre e piava mia madre e io diceva che io gli avevo risposto male, ero finito. Adesso invece no, li dicono adesso menano ai maestri, poi diventano più fragiconi che si, hai capito? Certo, questa è una cosa proprio sbagliata, no? Come la vedo io è una cosa proprio che non sa neanche, però questo è un altro pezzo di Prima Valle, ecco, questo è il figlio. Quindi, questo è il figlio di Paolo, questo è mio figlio, eccolo qua, e lui sa, ecco, questo per esempio è un orgoglio mio, perché praticamente non è una vittoria questa è la vittoria della mia, io quello che sto facendo ora in questi 10 anni che mi sono levato da tutto quanto, da tutto, credetemi, da tutto, te torno a ripetere, non ne vado fiero di quello che ho fatto, però è un bagaglio di vita, un'esperienza che mi fa essere ora quello che sono, quindi è col rispetto che porto agli altri e portano a me in tutte le zone di Roma. Questi sono i risultati, perché cresce un figlio, cresce due figli, un figlio e una figlia che adesso manda avanti tutto il bar a 21 anni e io che gli sto dietro con tutti i sacrifici che stiamo a fare, poi in questo momento storico, le dico pietà, quindi la fortuna non è che m'assiste a me nella mia vita, mi sono sempre arrampicato. Un'altra grande storia. Io poi chiedo sempre prima se posso fare certe domande, certo. No, loro sono aperti, perché ma sorgo io sono come lui, no, sono testimonianze vere, la gente che ci guarda si rende conto, poi a parte sto quartiere che comunque sia ci sono cresciuto, non si rinnega niente, nel bene o nel male, per carità, certo. Ecco, lui Paolo mi è testimone, perché fino a vabbè, io ho finito da scontare 3 anni adesso, ne ho già scontato un altro anno, io no, come lui il carcere l'ho visto di sfuggita, quindi dico bene, su quel lato sono stato fortunato, però sono stato sempre chiuso 4 anni, mi sono fatti, perché per 4 anni ti privano di tutto, e più io metteci pure che un po' più di tempo a levarmi da merda, questo non è che mi vergogno a dirlo, perché se sto qua o sto a di, anzi, vuol dire che c'hai fatto, ma non è una vergogna, invece no, è un vanto. Come già ti ho raccontato, poi un po' te vado nel dettaglio, vedi, lui era, perché siamo cresciuti insieme, comunque sia lui c'ha la vita sua, però quando ci incontravamo, con l'amicizia c'era, mi diceva, boh, ma a Fabri ma ancora sta così, c'è ancora antelevita qua la cosa, ancora è, poi comunque sia, una cosa, comunque sia, quando ci incontravamo un amico te lo dice quello vero. Ah, perché certo. Quasi, cioè, se c'è un'amicizia vera, poi ognuno c'ha la vita sua. Quali sono stati i più grandi problemi tuoi? Poi tu ci ho avuto problemi con la droga. Con la droga, certo, cioè, però solo un tipo di droga. Io non ci ho avuto problemi né di arco né di pasticche, come ha detto lui prima. Io non mi ha preso niente. Ce n'ho sempre avuto uno di problema. Comunque, e come, in più, come in più sei uscito, cavolo? Come fa? Ne sono uscito perché la seconda volta mi hanno carcerato, stava a resti. Sono preso di questa qua. Aruscio, tu mi fai arrestare così, Aruscio. Poi immagino che te carcere, cioè i reati li facevi per quella, sempre per, certo, perché eri schiavo della, certo, droga. Poi ci stai dentro, certo. Beh, poi manchi i pochi, l'avevo visto tu sordi e tutto quanto, ma poi, certo, alla fine mi guardo di dietro, non c'ho niente, quindi certo. Prima si facevano i reati perché c'era la povertà, non si potevamo permettere, bravo, determinate cose, verissimo, per
farsi un giubbetto, i famosi Moncler, le Clark, non so se avete sentito parlare, i Campero, si fa il nudo amo delinque, c'era povertà, poi c'era povertà vera, mentre qua. Mentre adesso i reati si fanno per questa merda di droga, sì, ma solo poi, per la merda di droga, solo per questo si fanno i reati, capito? E questo è sbagliato. Prima c'era un'esigenza, su questo è cambiato. Su questo è molto cambiata la cosa, la situazione è netta differenza. C'è una netta differenza, bravissimo, sono cambiati i tempi. Comunque, e se posso aiutare qualcuno, come sto a fare pure qualche amico, che qualche ragazzo che mi ha chiesto una mano. Insomma, stando agli arresti, ritorno al discorso di prima, stando agli arresti, proprio perché era 3 mesi che non facevo niente, ho detto perché però non fammela completà sta storia, nel senso, perché te io posso fare pure 3 anni d'arresti, ma se non cambio di testa io riesco al quartiere, posso pure una settimana, devi provare a cambiare qualcosa. Io per qualcosa ho avuto una, me sono fatto 2 anni, 28 mesi di comunità, mi è servita. Io adesso, no, perché la gente io dice la comunità, no, te la comunità sei tu, se poi tu vai là, io avevo già fatto 78 mesi, ma però l'avevo fatta come dicevo io, è quello, vado però là, se non te scatta a te da dentro, vado, io sa che avevo fatto, vado là, mi faccio 8 mesi, mi finisco sta condanna, stava arresti 8 mesi, sto lontano, è fatta. Sono uscito fuori, manco una settimana sono durato. Meno di Papa Luciani sono durato. Invece che ho fatto? È successo che dopo un anno mi hanno ribevuto un'altra volta. Bevuto, quindi ricarcerato. Ricarcerato un'altra volta. Stavo agli arresti. Dall'arresto, sai, ho detto, non facevo niente. Mo ci è arrivato là e la faccio come dicono loro. Mi sono messo là, sono diventato direttore dopo 7 mesi. Aiutando me, aiutando i ragazzi, aiutavo me stesso, perché gli raccontava tipo a 22-25 anni, vedere i ragazzi che poi adesso non c'è più uno o due tipi di droghe come era una volta. Sì, ma gente che neanche si droga e prende solo i farmaci, entra in bambolata e se deve levare, cioè gli ci mettono 2 anni per levarsi la terapia. Perché magari sono stati a Villa Maraini che hanno un bottiglio. Perché non mi va la start appresso. Quindi ci mettono un anno e mezzo, è importante, perché sono ragazzi che tipo non devi scoprire emozioni, non c'hanno più emozioni, capito? Vabbè, comunque sia, io per andare dunque, io sono 4 mesi che ho finito, 4 mesi e mezzo. Ecco, adesso poi Paolo lo può testimoniare, perché mi vede. Beh, io ho cambiato modo di vedere le cose, qualche ragazzo ho mandato su dove stavo io, di vedere le cose, da... Poi mi sono andato la vita, mi godi in ufficio, tu fico due anni differenti, capito? Uno di 21 anni. Quanti anni c'hai? Io ce n'ho 49, ce n'ho 2 meno di lui, siamo cresciuti insieme a Roma, un po' di cose, questa due in piazza, c'hanno la storia questa due in piazza. Entri i lotti. C'era lotto contro lotto e finiva sempre a rissa, eh? Sì, cioè, sì, era proprio matematico. Oggi finisce più a rissa, però la cosa bella mo che entriamo nei lotti si vede è proprio questa, che i ragazzini che stanno qua, anche se è zona rossa, ok, bene o male lo spazio c'è, quindi si muovono, giocano, vanno in bicicletta, e poi almeno una cosa che siamo riusciti a tramandare sono le partite tra lotti, che io ho, ecco, lui, l'altro, partono col pallone, perché tappa fissa è secondo contro quarto, e senza 8:30 di sera chi va più a orecchie. Però è una cosa buona. È una cosa buona. Sì, sì, sì. No. Te, tua madre sapeva quello che avevi fatto, ma mica perché t'ha visto lei. Ah, perché è vicina, in classe. Sì, allora arrivai a casa. A Santa Rosa, dove vai? Io dico a tua madre, in classe. Chiavi uno schiaffone. Senza... Testimone questa cosa, è vero, Parri, quante volte chiama? No, guarda che tu fio bussa la signora, guarda che. Tante, Ma poi sai che fanno pure prima, perché c'hanno. I signori Norta strillavano da un palazzo a un altro e se lo trasfina. Invece mo col cellulare. Signora, guardi che però, suo figlio. Ancora strillano da palazzo a palazzo. A me sì sotto all'otto, Sì. Oh, dove stai? Ieri stavano litigando qua delle persone, d'ammazzo, faccio, di qua, di là. Stavano litigando una donna contro un maschio. Te prendo, ammazzo, perché hanno preso qua la macchina, la figlia. Giusto, che c'entra? Così a buti, per di tu cazzare. Ah, oh, gli devi dar contro a tuo fratello. Certo gli do contro a mio fratello, ma c'entra sta. Ho notato una cosa, è scesa tantissima microcriminalità sti quartieri. Si sono borghesiti. Il benessere è arrivato pure qua. Hanno tutto un altro periodo, comunque qui è molto più tranquillo, stai molto più sereno. Può capitare una cosa proprio ogni morto, ogni morto de papa, non è che cambia di criminalità dentro i quartieri popolari. Ma bene, sono bene, sono borghesiti. Prima purtroppo prima, lo sai meglio di me, Cicalo, sei più grosso di noi. Non è che sto a dire che sei vecchio, però no, la criminalità nel corso degli anni è cambiata tanto, perché prima c'era il demaniore, che prima purtroppo le strade erano invase del demaniore, generavano sti zombie, esatto, sì, che avevano bisogno dei linfa praticamente. Adesso diciamo che pure la criminalità un po' si è imborghesita, no? Quindi non c'è sta più
quello che ti viene a strappare la catenina o quello che scippava la borsa. Quindi è differente, i ragazzi sono differenti, le generazioni sono cambiate, si vede meno criminalità e secondo me gli atti di microcriminalità li compiono sempre persone grandi, ma non vedi più il ragazzino dei 15 anni. Sì, 16 sì, anni. No, se, il ragazzino se com'è più per vantasse che per fallo, perché gli è perché c'è pure sta cosa, bravo, c'è pure sta cosa che vanno fa tutti i finti gangster. Io sono stato dentro, io ho fatto. Ma la colpa è un po' pure dei youtuber di sta situazione qua, però. Beh, dipende che tipo. Lui, youtuber come lui. Soprattutto questi rapper che mo c'è la moda di dissing tra rapper, semenamo. E poi generano quei risse che vedete merda, sì, che tra... a pincio, ne abbiamo parlato infatti. E poi che cosa fanno? Accomunano lo sport come il pugilato e con il cosa sport da combattimento a ste risse di questi ragazzi. Perché c'è uno che ha fatto 3 mesi di pugilato poi. Se l'ha fatti. Se l'ha fatti. È iscritto in palestra. No, ma poi nulla ha fatto prepugilistica. Parliamo proprio di Prima Valle della zona. Prima Valle lo sai che c'ha? Che è ancora rimasta in vecchie maniere, perché si conoscono tutti. Io chiunque è passato. Questo è il borgate, bello del borgate. Il bello del borgate è questo. Come hai visto, mentre camminavamo, passava quello, lo salutavo. Saluto come adesso, diciamo, qua. Cioè, sono amici. Se tu ti fai sta strada, io conosco tutti e sono morto di tutti. Questo è da il primo lotto che parte dalla piazza, arriva fino al sesto lotto, all'altra piazza, dato da arriva al bar suo. Questi sono tutti i lotti, e là c'erano i casetti, questi sono i blocchi nuovi che hanno dato la gente che in due ci hanno fatto il parco, poi c'erano i casetti. C'è sto blocco che mo io per dire, mio padre abita qua e ce n'è un altro di dietro, capito? Queste sono le case nuove che hanno fatto, ma queste case qua sono dal 38 e qui hanno una cura. Però ci sono pure ragazzi che tipo come me, no? Tipo io c'ho un amico che abita qui di dietro, un nipotino, per me è nipotino che c'è. Ormai quelli di 26 anni, io sono amici. Certo. Sono frequentato, anzi, l'ultima cazzata che ho fatto tutti i ragazzi che hanno 20 anni meno di me, no? Stagioni per stare ancora sul pezzo, no? Però tipo ecco, c'è un nipotino che si chiama Leonardo, lui è pure carcerato e tutto quanto, due volte, lui dall'arresti si è messo a vendere occhiali su internet, ora si è aperto un negozio che si chiama Occhiale Matto, si è aperto due negozietti, non fa più reati, capito? Ho pure sentito Occhiale Matto. Leonardo, Occhiale Matto, lui si è messo lui d'impegno, capito? Che mo vedi, sta là, lui si è aperto due negozi, vedi? Così, piano piano, uno se l'ha Tuscolana, uno se l'ha fatto un gioco, vedi? Capito? Sì, si è messo là, quello è il lato positivo, perché questo è una cosa pure mansia della comunità, tu ti piace sempre il lato positivo. Se io andavo là per giudicare l'altri, tu non ne esci. Se io vado là per dirti ma io faccio come dico io, il discorso che ti dicevo prima, non ne esci. Comunque sia, come diceva lui, io adesso, poi c'è sta pure sta fatto che uno si può vergognare, no? Non c'è vergogna, no, quando tu puoi assaporare la vita, a me non mi frega niente, sono sincero. Poi c'è sta quello che mi può giudicare, ma che vuoi giudicare? Di che mi vuoi giudicare? Io adesso mi sto guardando i miei figli, cioè, ma quanti vedo quanti anni tu figli? 1,21 e 1,11. Vedi, queste tutte case popolari. Oh, so, è lì, è tutto. Quella è casa mia. Quella è casa sua. Questa mia padre. Ah, qua. Pure qua, belle scene ci sono state. Questa qua, questa piazza. Sette fa. Posso raccontare una, bella lui. Perché... Tanto senza far nome potete dire quello che vuoi. Ecco, vedi qua, l'avete trovata là. Quella è casa mia, che non ci abito. A me, mano, io mi sono buttato sotto al secondo piano, mi hanno carcerato qua. Ma sto piazzale. Il secondo piano ti sei rotto? Date dietro di là. No, che me sei rotto, Stavo ancora a correre. Però ecco, poi c'è rito, c'è scherzo, capito come? Nel senso, ma la so pagata lì a fare. Certo. Passiamo di là così scimo dentro la vietta. Ma. Però era per raccontarti, no? Mo c'è rito. Te la racconto perché c'è sto a ridere, ma non ho vissuto per 5 anni. Chiaro. Ho fatto, ma mi sono pure pagate, ma ci mancherebbe quello. Però era, mi interessava più di il lato di aiutare un ragazzo, dalla strada, che è importante, perché sennò si guarda solo il quartiere, come dicevamo prima, no? Il quartiere, che ne so, faccio esempio, il Trulla, Magliana, Prima Valle, ormai sono etichettati. Guardiamo Torbella Mora che è nata 30 anni fa. Qui si parla che hanno 70 anni di vita, 80 anni di vita, qui si parla che sto quartiere c'è da 90 anni, come altri. Se tu vai a guardare il quarticciolo, Artullo è, sono uguali a questi perché sono stati fatti tutti nello stesso periodo. Io te lascio dentro al quarticciolo, tu, uno di prima lo lascio dentro al quarticciolo, chiude gli occhi, li riapre, dice a che do sto al secondo lotto perché sono uguali. Sì, cioè, capito come? Sono quartieri che sono uguali. E però comunque sia, io parlo di questo perché sono cresciuto qua. Affaccela! Ce la può fare, quindi è una testimonianza che voglio dare a tutti quanti. La vita del merda non ti porta da nessuna parte. Quel tipo di vita non
non te porta da nessuna parte, te porta tutti gli anni di galera. Poi sono scelte di vita che uno fa. Quello che perdi. La libertà puntato, non dietro nessuno, l'hanno persi dietro nessuno. La difficoltà. Quanto è difficile uscire dalla droga? Sì. Quanto è difficile uscire dalla droga? Ma che sta scherzando? Non è che è difficile, ma non. Alla finché tu non ammetti quello che sei con te stesso, tu ancora io te parlo, faccio sempre la produzione, capivo qua con quello che poi ho vissuto là dentro, lo sono in comunità. Cioè, finché tu te pi per culo da solo, tu non ti aiuterai mai. Te guardi allo specchio, finché tu non ammetti con te stesso il problema che c'hai, tu non ti puoi mai, perché tu pi per culo l'altri. Ma non hai capito che nello stesso tempo sta pia per culo te stesso. Cioè, nel senso. Bravo, è inutile che tu. Certo. È inutile che tu dici. Senti lui come cioè, parla. Certo, cioè, ma non è che parlo da comunità, perché ho capito dopo. Sei frasi comunitarie. È giusto, è inutile che se lui mi ferma e mi dice ah, ma ancora Fabri, ma ancora sta ancora e io gli dico una cazzata a lui, ma non è che ho preso per culo a lui, ciao Fabri, se sta più per culo da solo. Poi ti dico in tutti sti anni che io comunque sia, cioè io ho fatto, e lui lì già se frequentavamo, perché le parlo, c'avevo 17 anni quando ho cominciato a frequentare lui, 16 anni, cioè io ho fatto 9 anni al macchinista di scena. Infatti non stai di bel lavoro. No, aspetta, te dico quello dopo, poi dopo ti metti paura. E comunque sia, no, non c'entrava niente la droga in se stesso, comunque sia se ero più stabile non mandavo a fanculo tutti, perché ero più se ero giudizioso come adesso, sopportavo pure qualche cosa, c'ho avuto delle discussioni, stabilizza comunque pure, sia già amore. Bravo. Dopo di quella io ho preso un posto fisso all'ospedale. E lì ho fatto, io lavoravo al pistolet. E lì ce la ciao. Io ho fatto. Raccomando, Cioè lì, cioè, questo è per far capire ai ragazzi che io ho buttato un posto fisso. C'è due posti di lavoro. Questo comunque ancora più clamoroso, io qui ho fatto i danni, ci pagavano un po'. Stanno a sentire, Cioè, ci pagavo. Ciao. Ci pagavano un po' in ritardo, ci hanno avuto la crisi, per carità, mica che. Però invece da gicco i sindacati, un mese era un anno che ci pagavano tipo ogni 2-3 mesi. Ogni 2-3 mesi. Droga di... Ho preso, ho messo le mani addosso al capo del personale, mi soldi. Ho fatto 3 anni di causa, ho perso. Io sono 10 anni che ho perso il posto fisso. Cioè, un posto fisso che adesso stavo tranquillo. Certo. Prima non mi fregava niente, ma adesso devi vedere quelle emozioni che ti parlavo certo, di. Sempre quella. No, ma infatti quello che volevo chiedere, cioè, butti tutto, capito? Che cioè, se c'hai qualcosa lo butti. Tuo figlio c'ha 15 anni, no? Come devi dire, tu che hai fatto un determinato tipo di vita, che sei cresciuto per strada, come ti relazioni? Avere la consapevolezza che tuo figlio ha 15 anni, inizia a uscire, le prime uscite, ma. Beh, guarda, la preoccupazione è tanta, perché te sei passato su tutto quanto quello che. Sai quello che c'è sta per strada, esatto. È naturale, cerchi di rapportarti da padre quando c'è da far padre, perché lui deve capire che quello che uno gli si dice, te lo sai meglio di me come tu dici a tuo padre, come lo dicono tutti i padri, che i figli se spacca nel cuore, è per bene suo. E poi cerchi di portargli più testimonianze per fargli sentire il sofferto, soprattutto il male che ti ha fatto sta vita. Certo. Perché poi lui non possa cascare in quei sbagli che hai fatto te. Hai capito quello che cerchi di tutelarlo. Poi ringraziando Dio, ecco. Il discorso che tu hai fatto una determinata vita, sai determinati meccanismi, quindi io già te vedo e ti dirò chi sei. Cioè, il padre è quello del figlio dei pari, il padre no, sta lì, capisce il vantaggio che io ho da mio padre. Bravissimo. Che sicuramente se mio figlio era un'altra era. Vedo, se io vedo mio qua figlio, là, se sta ma cammina, ma pure che sta un chilometro, gli dico aspetta, vieni qua un attimo, dove vai? Quello è il vantaggio che c'hanno loro. Nello svantaggio vedi subito se è storto. Quello è il lato positivo che ci ripiamo, che comunque sia poi dai una dritta a tuo figlio. Dove sta lui? Lui si lamenta per questa cosa, però chi è padre mi capisce e chi è figlio forse no. Io piombo 2-3 volte, stanno in comitiva, io arrivo col Max, arrivo da e lui gli dà fastidio sta cosa, magari a sacca pischia, però io devo vedere con chi sa quello che fa sa fa bene. E tutto anche quello perché che la presenza di tuo padre ti fa sentire che è quello l'abbandono, spesso il fatto che tanto nessuno deve ti controlla, ti fa lasciare andare. Bravissimo. Il fatto che i nostri padri come erano di un'altra era e non conoscevano neanche la vita quella che avevamo fatto noi, perché se tuo padre ti trovava 5 pezzi erano caramelle, capito? Non manco lo sapeva. E attento che ti danno le caramelle drogate, a me mi ha dato male su uno questa caramella drogata. Certo. Se ne la pagavi, capisci qual è? Quindi matematicamente aspetta, scusa, ti interrompo, questa è la finestra da dove si è buttata Fabrizio per scappare.
perché in un periodo, come abbiamo detto, storico, in cui c'è sta romanzo criminale, Gomorra, tutte queste fiction che la gente si fomenta, non c'è pure male due fiotti. Bravissima, hai aperto proprio un discorso che a me mi sta a cuore, è particolare. Ste fiction, e mi riferisco pure a chi le fa, sono state la rovina di tutta sti ragazzi che hanno 15-16 anni, perché il fatto di dimostrare che sta gente con la malavita andava avanti è tutto falso, non ti porta a niente. Ti dico un'altra cosa, sono state, come la vedo io, tutte merdate le fiction, perché non rispecchiano la realtà. E sono morti tutti, tutte fasce pulite, la polizia, capito, c'è mai, la polizia c'è mai, classico, è tutta un'altra cosa. E dai un esempio sbagliato a sti ragazzi che stanno crescendo, metti dei valori sbagliati. Io sento frasi tipo che mi faccio utilizzare, sordi e paura mai avuti, no? Magari su cose, si sordi su tutti questi video che vanno adesso, sono tutti forfettati. La vita è un'altra cosa, qui fai reati, lo sa, è tutta un'altra cosa. Tu che hai fatto una determinata vita realmente, però non c'hai quell'esaltazione, quindi tuo figlio, cioè dalla parte tua c'è l'insegnamento che dice, io ho fatto stronzate e mo sei una persona invece seria, non c'è quell'esaltazione che invece ti può dare la fiction. Andiamo, fare tutto facile, fino la pistola, ti parli in quattro, andiamo a Roma. Se uno vede come film, e quando sta in galera, come qua negli anni 80 si vedono i film da Maurizio Merli, però per noi erano film, non è che perché c'era El Trucido, la banda del Trucido quando facevano le fiction, adesso tutti esaltati, capito? Questi sono i cancelletti, i famosi cancelletti di prima volta, certo. Qui c'era veramente, erano i tempi di piombo, e qui girava di tutto, era proprio il clou di prima volta. Da qua, qui c'era un chioschetto verde che noi se davamo l'appuntamento, era Gratta che Chiara, e noi se davamo appuntamento in Pannarubà, e qua c'estava tutto quello che era, diciamo tra virgolette, la malavita di prima volta, era proprio qua, questa zona qua. Cioè qua viveva tutti qua, bravo. Senza i nomi qui se fanno, però qui c'era, ecco, ci sono stati i criminali veri, ma te parlo degli anni 70-80, ci sono stati i criminali veri che guardi davvero su qua, criminali da là, ma so altri tempi, non è, ma come ogni quartiere ce ne sono stati 20 di qua, tutti 20 di là, però morti. Ecco là, ce n'è rimasto uno che è anziano, o carcerati o morti, tutti morti, la maggior parte tutti morti, però per fatto, questo, qui lì sotto c'è una dei più bischeri antiche di Roma che hanno chiuso due anni fa, ma che è quella storica di prima valle, qua la faccio, non c'è più, è chiusa, hanno chiusa un anno fa, capito, perché c'erano i ragazzetti di fuori e hanno coinvolto pure lui, ma è un peccato perché ci andavano pure anziani, ormai era diventata una volta a Bisca, era a pocherata de notte, cioè quando ero ragazzino io a pocherata, cioè quando c'era la pocherata clandestina zecchinetta, ma adesso era diventata più che altro cioè c'erano le stesse persone, quelle là, quelle che pensionate e tutto quanto, c'erano poi la comitia dei fuori e gli hanno fatto una sussurra. Questa è una cosa che ti dico, io hanno fatto una sussurra perché era un punto di ritrovo per parecchi anziani, no, che tu chiudi perché magari quello che poi venne due scudi di fumo entra dentro la bisca, ho capito, fermo fuori, mica lo faccio venire dentro la bisca, questa non è perché conosco il padrone e sto a piedi ai parchi, ci mancherebbe, perché per me, ma sa di quello che pensi, perché questo è quello che penso io, era una parte importante che chino qui dentro i gioia hanno fatto la storia del quartiere, nel senso costa bisca, capito come? 30 anni fa, 10 anni fa, 15 anni fa, perché una persona che nasceva a Prima Valle era più portata ad affacciarsi alla criminalità piuttosto che uno che nasceva ai Parioli? Dico sempre Parioli, ma come ci andiamo? La fame! Che cosa? Quello che ha detto lui prima. Quindi c'era la povertà. 30 anni fa. C'era la povertà. 30 anni fa. Io mi sono presentato al lavoro, a Corso Vittorio, mi hanno detto dove abiti, io ho dovuto dire a Boccea perché dicevo Prima Valle non mi piace. La cosa è continuata anche quando ci fermava la nota Pischelli, quando dicevano vabbè de dove sei, per un fatto rompere Valle, guardi, gli dicevi Boccea, de Boccea, poi quando andavano a vedere dicevo potete dire che eri di Prima Valle, perché già erano prevenuti, ma come sto quartiere pure l'altri, capito? Cioè, quindi c'era povertà. Opportunità di lavoro poche. Come i zinghi, dice trattato. Non te piace. Dice, ma dove sai Boccea? Io ho detto a discesa.
Dice, ma la discesa che è Monti di Prima Valle? Io ho fatto sì, lì vicino. Dice, ma allora sei di Prima Valle? No, questa, Asimo, un amico mio, no? Vabbè, là della Laurentino 38, ci fermano, dove sei? No, di qua dell'Euro. Euro dove? Vicino a Cecchignola, il carabiniere così, dei ponti, sì, sono dei ponti. Sì, ma in realtà, sei in tutte le periferie, pure con Bravetta, con Residence, te tu sei, no, non so The Residence, ma mi fai vedere il civico, 4,60, sei The Residence. Comunque, raga, vedi, ennesima prova, stiamo andando in giro per Prima Valle, nessuno ci sta imbruttì, perché stiamo con Cicalone, che sono... se c'ero io non era Cicalone, voglio dire. Occhio, occhio. Qui ti fermi un altro po', prima un po' qualcuno invita pure a pranzo, ma infatti, ma guarda, in tutti i borgari dove siamo stati, questo è, ci chiamo, questo caffè, torna a ripetere, ecco qual è il bello, questo, cioè, se ancora qua, a parte è vero, ci ha offerto il caffè a tutti, ancora appena qua, appena siamo arrivati al barone, e il barone, ma lo sai qual è il discorso, pronta, che c'ha qua mezza piotta che la stichetta la mette, se ancora la borgata è rimasta, cioè, se chiedi a quello vicino, ma dai un po' di caffè, mi mancano d'uova, non ho preso il pane, ce l'ho fatta, l'ho fatto tardi al lavoro, magari c'avevo da fare, o se c'hai bisogno magari di lasciare i bambini, c'hai quella vicino che ti guarda, ancora la solidarietà in questa borgata ancora c'è, diciamo, tra virgolette, ancora è come una volta su determinate cose. Poi è naturale, i tempi sono cambiati, ognuno pensa a se stesso, come giusto che sia, chiedi una mano a qualcuno, te la danno. E se te continui così, io ti invito a pranzo e non ho problemi, perché chi è stato messo a merda? È vero. Ma proprio palese, attira i soldi, contano fino a un certo punto, perché poi ci stanno i valori, e i valori sono quelli che ti mandano avanti. Tutte le stesse persone, uno si pensa che, oddio, vai a Prima Valle, vai alla 2038, c'è gente che si mangia i cannibali, invece no. Adesso, sono belle, adesso dobbiamo interrompere tutti via. Parpagliamoci! Possiamo quindi adesso? Allora, qui adesso siamo arrivati al punto nevralgico per lo sport, soprattutto sociale, perché questi ragazzi qui dentro, in una chiesa, cioè, è importante dirlo, una chiesa, una chiesa, bravissimo, cercano di togliere i ragazzi dalla strada e portarli a fare sport. Passa bene, questa è una gran cosa. E quindi qui dentro i ragazzi riescono a fare sport in maniera però sana. Però come è nata sta cosa? Perché una chiesa fa allenare la gente a boxe? Perché l'idea di questi ragazzi che adesso conosciamo, soprattutto di questo personaggio grandissimo, a parte, grazie dell'ospitalità. Grazie a voi. Grazie. Grazie all'idea loro e soprattutto con il grande supporto di Don Max, sei riuscito a creare una situazione. Piacere, benvenuti. Eccolo qua, il grande Don Max, è lui che ci ha avuto l'idea di unire la chiesa allo sport. E questo è merito loro e di tutto quello che fanno, perché lo fanno tutto gratuitamente. Passa, che bella cosa. Sono 2 anni e mezzo circa che lo facciamo, stiamo in collaborazione con la DNA Box, cerchiamo di levare i ragazzi da mezzo alla strada, portarli qua, abbiamo già tirato fuori 3 ragazzetti che ci combattono, di cui domani ci hanno pure il match, due ragazzi. In bocca al lupo, cavolo. Grazie. Grazie al presidente, a Don Max, che ci ha permesso tutto questo. Quindi Don Max è anche presidente? Sì, della palestra, sì. Posso darti del tuo? Sì, assolutamente. Grazie, scusami. Com'è nata questa cosa? Cioè, a te piaceva il pugilato? A me piace il pugilato, ma piaceva più l'idea di fare qualcosa di sociale per i ragazzi. E siccome Mimmo ha trovato l'idea geniale, perché il pugilato mette insieme sport, sociale, mette insieme tante cose, ho accettato subito senza pensarci due volte alla cosa, ed è stata un'idea vincente, perché veramente ha raccolto un bel bacino di giovani. Quindi qua come funziona? Cioè, chi non se lo può permettere non paga. Esatto. Invece magari chi può dà da una quota sociale. Venite, vi faccio vedere. Certo, su, abbiamo già 2 ragazzi. Il materiale ci hanno aiutato un sacco di persone, sì. Sono tante associazioni ci hanno donato. Dico, tra l'altro approfittiamo a sto punto, se qualcuno volesse aiutarvi, donare, a chi si può rivolgere? Basta che si rivolge a qui alla chiesa Santa Maria Assunta e San Giuseppe a Prima Valle, da Don Max. Perciò oppure a Mimmo direttamente, non c'è problema. O a Father Life, cioè, Alberto, o Alberto, tanto pure Alberto fa per noi ormai. Rivolgetevi alla parrocchia di Prima Valle per qualunque donazione, qualsiasi cosa, o se no sui social Father Life, così almeno potete aiutare ovviamente sto progetto, che è fondamentale per togliere le persone dalla strada e per non avere poi in giro, sai, ragazzi che non fanno nulla, ok?
che volete più, dentro una chiesa. Il pugilato, siete sicuri al 100% che il ragazzo è stratutelato? Penso che siamo l'unica parrocchia in Italia, o forse siamo la seconda con Napoli, che fa un'attività del genere. Sì, ma infatti ho mai sentito. Sì. Sono rimasto sbalordito in senso positivo. Vabbè ragazzi, vi devo dire la verità, abbiamo fatto un giro enorme. Prima Valle è un quartiere, secondo me, piccolino ma ben strutturato. E poi storico, c'è poi, storico. Cioè, avete detto quartiere criminale, ma qui abbiamo scoperto comunque tanta solidarietà, gente che ha sbagliato e comunque ha pagato, ma la cosa più importante è finire qua e scoprire che dentro la chiesa c'è una palestra di pugilato che aiuta i ragazzi. C'è attività sociale, esatto, per aiuto, poi al di là che sia pugilato o altro sport, ma che comunque c'è un aiuto forte per il sociale. Questo... Esatto, toglie le persone dalla strada, in più gli insegna la possibilità di aiutare gli altri, tra l'altro gli insegna pure uno sport, perché una cosa importante del pugilato spesso è la miglior scelta nella vita per tante persone, perché voi prendete grandi pugili, un Tyson, non è che avrebbe potuto fare l'avvocato nella vita, se faceva il pugile, regà, faceva il criminale, parliamoci chiaro, e essere un mito. Perciò Prima Valle vi salutiamo, se volete altri quartieri scrivetecelo qui nei commenti, ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao, ciao, ciao regà!